Progetto utente facilitatore, cioè sostanzialmente l'obiettivo è quello di aiutare delle persone che hanno avuto patologie gravi, tipo soprattutto nell'ambito della schizofrenia o del disturbo bipolare grave, ma in sostanza in queste patologie, che stanno meglio, che hanno avuto un buon percorso e che ora rivendicano di poter rientrare a pieno titolo nella società. Attraverso questo percorso loro possono acquisire delle competenze ed essere in grado poi di aiutare altre persone in difficoltà, intanto a invitarle a prendere in considerazione la possibilità di curarsi, perché questo è importante per uscire dalla condizione di malessere, ma anche a dare aiuto, sostegno vero e proprio. Per esempio, persone di questo tipo hanno costituito cooperative che aiutano le persone in difficoltà, oppure dare proprio degli insegnamenti più diretti sulla gestione quotidiana, cioè come riuscire a diventare autonomi. Cioè sostanzialmente si tratta di passare dall'utente che utilizza dei servizi all'utente che propone dei servizi a persone come lui, che quindi che lui può conoscere e che direi che c'è una cosa molto importante. Le persone magari pensano sì, quel medico è bravo, ma queste cose che ne sa, lui non le ha mai vissute. Di fronte a una persona che ha vissuto la stessa esperienza restano più colpiti, più toccati e dicono beh, di questo mi posso fidare perché è uno come me.